trovate, ben ritrovati all'appuntamento del venerdì con il patchwork emozionale. Oggi sono sul terrazzo a lavorare, dove ho il mio gelsomino. Il rumore del... ho un canale che passa vicino a casa, quindi sentite il rumore dell'acqua. E il mio tavolo preparato. Il progetto di oggi è un sottopiatto, anzi direi un sottotazza perché lo facciamo piccolino, usando tutti i tessuti che avete, piccoli pezzetti, strisce, quindi striscioline di tessuto che magari avete ritagliato, avete avanzato, ce l'avete nei vostri sacchetti o nelle vostre scatole. Però facciamo una cosa, cerchiamo i colori che in questo momento voglio usare. Quindi andate proprio a scegliere il colore con il quale oggi vi sentite più in sintonia. Ho cercato tutti i colori che potevano, per esempio io adoro i colori dei gialli, degli aranci, i turchesi, quindi ho preso proprio tutti i pezzetti. Vedete che sono tutte strisce. Qui ad esempio ho costruito 4 quadratini da 1,5 inch per 1,5 inch, ne ho fatti 4, li ho messi insieme e ho creato questo pezzettino piccolo, al quale ho aggiunto questa striscia che è diventata di 2,5 inch, ma stando, per esempio, cercando proprio quello che poteva essere il tessuto con dentro questi toni di azzurri e di gialli che sono un po' quelli che poi ho messo qua. Qui ho cercato l'arancio per stare in sintonia con questo pezzetto. Pensate, questa è una strisciolina che avevo cucito di un vecchio lavoro, quindi ho proprio usato questo di nuovo, piccole strisce di tessuto di un vecchio lavoro, e l'ho praticamente usato per creare questa composizione. Comincio a cucire questi pezzi e vediamo quanto mi viene grande, dopodiché stabilisco se mi può piacere oppure no. Ho cucito tutti i pezzi, vedete, e a questo punto decido se mi può piacere questa misura o se la voglio più grande. Se volete fare un sottopiatto, allora dovete avere delle misure molto più grandi. Io questo l'ho tenuto a 6,5 inch. Questo sarà un, vediamo subito, ma arriviamo a 7 inch di lunghezza. Per me, come sottopiatto, sottovedi, se lo voglio usare per esempio da mettere sopra il mio vasetto, questo può andare benissimo. È una misura accettabile anche per usarla come sottobicchiere, ripeto, o sottotazza. Adesso cosa vado a fare? Vado a mettere l'imbottitura e il retro. Per il retro ho trovato questo bellissimo tessuto con questi girasoli, quindi va benissimo il mio batting. Dopodiché cosa faccio? Dritto contro dritto, cucio tutto intorno e lascio lo spazio per rivoltare. Dopo aver rivoltato il tutto, ho fatto con la macchina da cucire un passaggio tutto intorno con un filo abbastanza grosso, vedete, questo è un filo 16 dell'Aurifil, cambiando l'ago della macchina da cucire, quindi mettendo un ago 90 perché è alla cruna ovviamente più grossa e quindi mi permette di far passare bene il filo senza problemi per la macchina da cucire. È molto bello avere la possibilità di cambiare gli aghi, proprio perché vi permette di giocare un pochino di più con i fili, quindi l'uso di un filo che non è solo quello sottile ma anche un po' più grosso, come appunto questo che è un 16 dell'Aurifil, anzi questo è un 12, quindi ha questa grossezza, eccolo qua, lo vedete bene. Comunque il filo
Ovviamente se è più grosso mi permette di avere una maggiore visibilità sul tessuto. Dopodiché cosa vado a fare? Vado magari con sempre un filo, magari da ricamo, vado a ricamare un pochino sul mio sotto bicchiere, sotto tazza, per renderlo più carino. Già così è molto bello, ma aggiungiamoci qualcosa in più. Ho terminato il mio sotto tazza o sotto bicchiere, come vi piace usarlo poi, aggiungendo questo pizzo che ho inserito a mano, questo altro pizzo con questa passamaneria fatta a zigzag che è carinissima e tra l'altro ce l'avevo proprio di colore arancione, quindi l'ho aggiunto tutto a mano. E è diventata una cosa molto ma molto simpatica. Qui ho fatto due punti di ricamo con il punto mosca, questo va in su e questo viene in giù, colore arancione, colore blu, turchese, e volendo potete anche aggiungere qualche bottoncino. Io non l'ho fatto perché se ci appoggio sopra la tazza poi magari mi dà fastidio, però dovete un po' vedere, perché ad esempio se usate, guardate che meraviglia, con il vasetto, è decisamente un lavoro facile da fare, simpaticissimo, perché poi con tutti questi colori rallegra tantissimo, e quindi vi auguro buon lavoro, potete farne quanti ne volete. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete un like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Ci vediamo la settimana prossima, ciao!